Vediamo insieme alcuni concetti fondamentali per iniziare a migliorare sensibilmente il tuo trading. Questo è un video molto importante perché il lavoro più importante sul quale deve concentrarsi un trader o comunque un aspirante trader, ma non solo, anche chi vuole migliorare le sue performance come trader, è quello di cercare di capire quali sono veramente i concetti fondamentali che deve imparare, che deve innestare nella sua testa. E ti assicuro che sono veramente pochi, sono meno complicati di quello che vogliono farti credere. Però devi iniziare a comprendere quali sono e devi iniziare questo processo di inserimento di questi nuovi paradigmi nel tuo trading. Vediamo insieme alcuni degli errori, alcune delle conseguenze del non comprendere quali sono questi concetti. Il risvolto più importante è sostanzialmente mentale. Ossia è quello di avere una percezione di quello che stai guardando che non è aderente alla realtà. Ad esempio, vedi il prezzo che una volta entrato, quindi scegli magari di fare buy, per esempio, e lo vedi puntualmente invertire e andare in giù, andare in vendita. E questa cosa ti causa una frustrazione enorme. Ma non solo, ce ne sono molti altri, come ad esempio il fatto di cercare dei pattern grafici. Dei pattern grafici che ti hanno insegnato, che hai studiato, che hai visto in dei libri, che nello studio e poi nell'osservazione sul grafico avevano un certo tipo di validità, ti sembrava un po' il Santo Graal, diciamoci la verità, che però poi all'atto pratico, andando a dover operare usando quei pattern, non sono per niente simili a quello che hai studiato e più delle volte non funzionano in realtà. Altra cosa molto frustrante che accade quando non si fa trading seguendo dei concetti che sono quelli che poi governano il mercato è quello di vedere il prezzo andare a prendere il tuo stop loss, quindi la tua perdita massima che hai preventivato in quell'operazione, per poi invertire non appena preso il tuo stop e andare a target. Questo causa un disastro e causa una frustrazione enorme perché da lì in poi perdi l'equilibrio e potresti iniziare a far cosa? Ad inseguire il mercato per cercare vendetta per quello che è appena successo. Questo è più delle volte causa conti bruciati. Al culmine della frustrazione poi si inizia a pensare che sia una truffa, che il broker sia lì per prenderti i soldi, oppure che ci sia bisogno di fortuna, che sia tutto casuale sui mercati, e questa cosa qui ti tiene in quel limbo in cui stai per mollare, però c'è ancora qualcosa che ti tiene dentro il trading, ma sei nella frustrazione più totale. Allora quello che è più comune fare è rientrare nella partita, rientrare nel gioco, ma iniziare a saltare da un approccio a un altro, da una famosa strategia ad un'altra. Ok, quello che ho fatto finora non funziona, è colpa della strategia, allora proviamone un'altra. Quindi si passa magari a tradare le divergenze, a tradare le medie mobili, a usare indicatori, a usare volume profile, strumenti, tutto quello che sai, che se mi segui saprai non essere assolutamente utile, come lo è invece comprendere effettivamente le dinamiche dei mercati. E queste dinamiche sono esattamente quello che ti causa questa frustrazione e questa percezione sbagliata di quello che ti accade sui mercati. Nel proseguo di questo video ti voglio mostrare quali sono questi principi fondamentali che devi assolutamente conoscere e assolutamente iniziare a inserire nel tuo trading se vuoi fare un salto in avanti importante. E inoltre ti andrò a raccontare quali sono le principali macro categorie di partecipanti al mercato e soprattutto come ragionano e come puoi trarne vantaggio. Ora vediamo i concetti fondamentali da cui partire. 1. Il trading non è una strategia. 2. I mercati sono come qualunque altro mercato, ossia sono governati dalla legge di mercato, domanda ed offerta. Ok, chiunque dice il contrario vi sta mentendo. Il trading è un gioco a somma zero, dove io guadagno tu perdi, punto. Dove io faccio una scelta giusta tu farai una scelta sbagliata. Per valutare il contesto in cui si muove il prezzo, quindi per avere una comprensione di quello che state facendo, dovete riuscire a comprendere da dove sta venendo il prezzo, perché e dove sta andando. 5. L'analisi tecnica, la price action, indicatori, cicli, qualunque altra stregoneria non ti salveranno dai mercati. Tutto quello che ti hanno messo davanti, ok, e che non ha barriera all'ingresso, che è semplice, non serve a nulla. Per fare trading devi capire anche la statistica del trading, il concetto di varianza che vedremo dopo. Raccogliere dati e fare analisi, questo è fondamentale e il 99,9% periodico dei trader non lo fa. E poi c'è il discorso mindset, che vi spiegherò cos'è per me il mindset, non è quello che vi spiegano tutti.
E inoltre l'evitare di iniziare a variare dal tuo modo di trade, dal tuo metodo di trading ogni volta che inizi a prendere qualche loss. Questo però è assolutamente correlato al concetto di varianza. Attenzione, iniziare a comprendere i mercati è lo step fondamentale, e ci sono un paio di accortenze. Se non sei disposto a lavorare seriamente sulle tue credenze, sulle tue sicurezze, quello che tu pensi essere di sicurezze, e quindi sulla nuova comprensione che dovrai avere dei mercati, ok? Non potrai mai avere successo, ma questo successo nella vita, non solo nel trading online. E quando si parla di mindset, io voglio parlare di comprensione, non di semplicemente di psicologia, di gestione, di emotività, ok? Ma di comprensione. Come puoi fare questo? Iniziando a guardare i grafici come un campo di battaglia, dove tutto, dalla prima all'ultima cosa, è messo lì, è piazzato lì, è davanti ai tuoi occhi per farti perdere soldi, ok? E il secondo passaggio è smettere di credere che il trading sia una strategia, ok? L'operatività sui mercati finanziari non può essere racchiudibile in una strategia, non è possibile. I mercati sono mutevoli, i mercati cambiano, i mercati hanno caratteristiche diverse, i mercati cambiano carattere. Quindi una strategia che è un concetto statico, la strategia è statica, quindi non può essere adatta per fare profitto sui mercati finanziari. Ok? E arriviamo alla prima parte importante di questo webinar, il livello di pensiero. Ok? There's no free lunch in Wall Street. Che significa? Non ci sono pasti gratis a Wall Street, questo lo traduco così, e significa che non ti regalano niente. In borsa non ti regalerà mai nessuno nulla. La borsa, i mercati sono quanto di più meritocratico possibile, quindi se vuoi guadagnare devi meritartelo, se non guadagni non te lo meriti, perché non hai fatto le azioni giuste, non hai le giuste competenze. Ok? Questo è fondamentale. Tre principi fondamentali, fissali nella tua testa, fai uno screenshot. Se quello che fai è facile, se è accessibile a tutti, se l'hai imparato in un video, in un corso, in un libro, ok? Non ti porterà profitti. Tutto quello che è facile, tutto quello che è accessibile alla massa, non ti porterà profitti. Secondo, quando sei sui mercati e sembra che ti stiano regalando soldi, ok, situazioni palesi, semplici da leggere, quello è il momento in cui stanno per prenderteli con la forza, ok? E neanche te ne accorgi. Tre, le informazioni, quelle giuste, e le competenze che svilupperai sono il tuo asset più prezioso, sono la cosa più importante che tu possa avere, ok? Arriviamo a questo concetto fondamentale. Il trading è un gioco su più livelli di pensiero. Cosa intendo per livelli di pensiero? Sono tre livelli fondamentali, in cui alla cima della piramide ci sono gli operatori istituzionali, quelli grandi, quelli che muovono il mercato, quelli che immettono grandissime quantità di ordini a mercato. Al secondo livello ci sono i trader professionisti, quelli dove devi collocarti tu, se riuscirai ad aumentare il tuo livello di pensiero. E al livello 3 c'è la carne da macello, cioè il 99% del mercato. È fondamentale, il livello 3 è il più importante di tutti, perché serve gli altri due per poter trarre profitto e per quindi far sì che il mercato possa esistere. Ok? Il livello 3 è la carne da macello, quelli che operano con informazioni di basso livello, di facile consultazione, non si impegnano a cercare di capire cosa realmente muove i mercati, credono che il mercato sia una strategia, utilizzano indicatori e quant'altro. Sono fondamentali, sono quelli che regalano liquidità al mercato. Livello 1, quindi. Gli operatori istituzionali dispongono di capitali in grado di muovere il mercato. Hanno un grossissimo problema, però. Devono inserire i loro ordini, che sono tanti, grandi, miliardi di euro, di dollari, a prezzi quanto più convenienti possibili. Ok? E per farlo hanno bisogno di qualcuno disposto a fare scelte sconvenienti. Attenzione, loro devono piazzare i loro ordini a prezzi quanto più convenienti possibili. Per farlo hanno bisogno di qualcuno disposto a fare scelte sconvenienti, senza rendersene conto, ovviamente. A livello 2 ci sono i trader professionisti. Sono quelli che
sono consapevoli delle dinamiche e delle meccaniche che muovono i mercati e si muovono di conseguenza, ok? Generalmente non utilizzano nessuna delle informazioni, ok, di cui siete in possesso. Pattern, price action, indicatori, strategie, non utilizzano quella roba là. A livello 3 c'è la carne da macello, il 99% dei componenti dei mercati, ok? E servono proprio per l'esistenza dei mercati stesso. Senza questo tipo di operatori, le aspettative di chi muove i mercati, quelli di livello 1, sono loro che muovono i mercati, non potrebbero essere soddisfatte. E in generale il livello 3, la carne da macello, utilizza tutte le immondizie che trovate in giro ovunque. Quelli di livello 2 sono quelli dove dovete inserirvi voi se volete iniziare ad avere profitto dai mercati finanziari. E il motivo per cui perdi soldi è questo qua. Ora, in questo momento, pensi come quelli di livello 3, ossia utilizzi indicatori, strategie e quant'altro, e vorresti però, sei consapevole che non funziona, e quindi vorresti iniziare ad operare come quelli del livello 1, come gli operatori istituzionali, ma tu non hai quelle informazioni, tu non hai quelle competenze, tu non hai quelle possibilità. Quindi cosa devi fare? Devi lavorare come quelli del livello 2, come dire dei professionisti, che sono quelli consapevoli che quelli del livello 1 andranno a prendere i soldi alla carne da macello, e quindi aspetterai esattamente quella situazione. Ok? Quindi ricollocarti nel mezzo, vedremo come. Quali sono le conseguenze del continuare ad inseguire i mercati? Cioè, quali sono le conseguenze del continuare a ragionare a livello 3, cioè a livello più basso? Sono queste. Ogni volta che entri, il prezzo sembra andare esattamente dalla parte opposta. I pattern che cerchi non funzionano quasi mai. Quando trovi un ingresso, il prezzo attiva il tuo ordine per poi andare esattamente a prendere il tuo stop loss e solo allora andare nella tua direzione. Scrivetemi nei commenti, ragazzi, quante volte avete visto questo tipo di situazione? Quante volte vi è successo? Scrivetemelo per favore, in modo che abbiamo anche un confronto, non parlo da solo. Si inizia a pensare inoltre che poi il trading sia una truffa, che non è possibile quello che accade, che sia tutto ben architettato e quant'altro, per poi arrivare al pensiero di dire ok, vabbè, l'analisi tecnica non serve a niente, passo alla price action. La price action non serve a niente, la devo trovare una strategia. La strategia non funziona perché è troppo discrezionale, devo trovare un robot in automatico, e così via, bruciando soldi su soldi. Ok, quindi magari ditemi quante volte vi succede questa roba qui. Questo qui che vedete, ragazzi, è esattamente il ragionare a livello di pensiero più basso di tutti, ok? Perché voi inseguite il mercato, non lo comprendete, non capite cosa sta per succedere, cioè quante volte quando quelli del livello 1, chi muove il mercato, andrà a prendere la liquidità, ok, da quelli del livello 3. Ok, Mattia scrive, tanti vedo che scrivono spesso, e sì ragazzi, purtroppo è proprio così. Questo è quello che insegnano, insegnano di leggere libri, comprare corsi, ma sono tutta roba di bassissimo livello, ve lo assicuro. Mattia scrive, però visto che quelli del livello di pensiero 3 sono tanti, si può operare con il loro pensiero. Sì ragazzi, Mattia, più che operare con il loro pensiero, cosa faremo noi? Andremo a capire la dinamica perfetta con cui vanno quelli del livello di pensiero 1 a prendere i soldi da quelli del livello di pensiero 3, quindi ci collocheremo nel mezzo. I pattern armonici non funzionano, ragazzi, io di armonico conosco soltanto l'armonica, quella che si suona, il resto veramente sono buffonate. La tecnica di Gunn, cosa ne pensi? Ne penso che è assolutamente senza nessun tipo di riprova, senza nessuna base, ok? Teste e spalle, idem, serve esattamente per metterti dalla parte sbagliata del mercato, ok? Tutto quello che imparate sui libri in generale serve per metterti dalla parte sbagliata del mercato. Poi vi faccio vedere cosa fanno le persone di successo in qualsiasi settore. Ragazzi, io sono sicuro che tutti quelli che non hanno ancora risultati col trading, ok, ciao Raffaele, non vogliono averli, hanno paura di avere risultati, preferiscono darsi scuse, perché tutti quelli che hanno successo in qualsiasi settore, sì, Corrado, le divergenze funzionano, ma ogni tanto funziona tutto, tu devi essere consistente sui mercati, ok? Comprano tempo, tutti quelli che hanno successo comprano tempo, il tempo è il bene più prezioso, non ne abbiamo altro, ragazzi, non è che possiamo avere successo a 90 anni, dobbiamo stringere i tempi. Quindi che fanno quelli che
non comprano il tempo, studiano seriamente per anni, ok, magari studiano per anni, va benissimo, fanno tanti test e tanti errori, assolutamente d'accordo, e poi perdono progressivamente motivazione, è normale, ok, vanno perdendo progressivamente motivazione e poi abbandonano. Invece le persone di successo cosa fanno? Comprano le competenze da chi ce l'ha, raccolgono dati, applicano, raccolgono risultati e continuano questo circolo virtuoso. Andiamo avanti e passiamo alle regole del gioco. Fondamentale, se non conoscete le regole del gioco a cui state giocando, perdonatemi se chiamo, se uso il termine gioco, che a me non piace, ma per gioco intendo il trading, quindi l'attività che state facendo, non potrete avere nessun tipo di successo. E vediamo un pochino. Allora, il prezzo non si muove in funzione di quello che tu disegni sul grafico. Quando tracci le trend line, quando disegni figure di analisi tecnica, quando guardi qualche pattern, quando disegni Fibonacci, quando fai tutta quella roba lì, tu pensi che il prezzo debba arrivare su quella linea, debba arrivare su quel, debba rompere quella figura e fare esattamente quello che tu pensi debba fare, ma non funziona così. In questo modo stai inseguendo il mercato e non funziona così, ragazzi. Il mercato non si segue, ok? Quindi tutto quel tipo di trading non funziona. Come Luciano, il trading automatico, io ti dico soltanto che se qualcuno avesse veramente, come tanti che parlano, gli unici al mondo a far trading a un certo livello, avessero un sistema di trading automatico che veramente funzionasse, che veramente avesse un valore, ok? Avrebbero file e file di banche d'affari pronti a ricoprirli di soldi, ma non avete idea di quanti soldi, lo so per certo. E non sapete quanti soldi spendono le banche d'affari in ricerca sul trading automatico, ok? Il sistema di trading automatico, quindi non bisogna lavorare su cercando di capire quello che fanno per cercare di spostare la liquidità. Stop. Sì, Aldo, nulla di che, niente di interessante. L'unica cosa che ti interessa quindi è il prezzo stesso, cioè al prezzo interessa il prezzo, ossia le quotazioni, ok? Perché è lì che ci sono le aspettative. A un determinato livello di prezzo si vorrà comprare, a un determinato livello di prezzo si vorrà vendere, ok? E cosa rappresenta il prezzo su un grafico quindi? Una linea orizzontale, un unico livello di cui hai bisogno. Stop, non c'è nient'altro, ok? Gli operatori prendono, gli operatori istituzionali, quelli che muovono il mercato, prendono delle decisioni in funzione del prezzo dello strumento su cui vogliono operare, non in funzione della trend line, non in funzione dei pattern, molto quella roba lì. Un livello di prezzo dove ci saranno delle aspettative rialziste o ribassiste, ok? Di conseguenza su quei livelli quindi vogliono comprare o vendere proprio per soddisfare le proprie aspettative. Nel trading ogni decisione viene presa sui livelli, ok? Perché il livello rappresenta una quotazione, ok? Quotazione uguale prezzo. Quindi i livelli statici sono uno dei fattori, io direi, il fattore fondamentale per costruire la propria operatività, il proprio approccio al trading. Perché? I livelli statici corrispondono alla quotazione dello strumento che stai osservando. Le decisioni dei grossi operatori vengono prese in funzione dei prezzi di quel preciso strumento e sono completamente manipolate. Ok? Ora, mettiamo tutti i concetti in fila. Questo è il motivo per cui indicatori, trend e altre cose non hanno valenza. Non hanno valenza perché non tengono conto di questo, ok? Ti indicano magari dopo quello che è successo, ma dopo a noi non interessa, non interessa il mentre. Quello che conta è il prezzo al quale si può vendere, comprare, aggiungo, vendere alto e comprare basso un determinato strumento, e questo è identificabile sui livelli statici, sui livelli orizzontali. Ma come identificare i livelli su cui sono stati accumulati ordini? Ok? Tutti hanno imparato, questo è proprio uno dei concetti di basso livello, quindi accessibili a tutti, quindi che possono imparare tutti e che quindi non valgono nulla,
È questo qua. Tutti hanno imparato che quando il livello viene toccato più volte dal prezzo, allora quel livello diventerà un buon punto dove entrare a rialzo o ribasso. Il famoso concetto di supporto-resistenza. Ok? Tutti questi concetti di facile apprendimento sono messi là proprio per continuare ad alimentare, ok, e rendere bello grasso, bello pieno, il livello 3 di pensiero, quello della carne da macello, quello che alimenta il mercato, cioè quello da cui chi sa far trading prende la liquidità per andare in profitto. Quindi una resistenza, come in questo caso, ok, è un livello toccato 3 volte dal prezzo, quindi più il prezzo toccherà il livello, più sarà un livello affidabile per poter entrare in vendita in questo caso, o nel caso del supporto, in acquisto. Ok? E questo è abbastanza chiaro a tutti, purtroppo. Come pensa qui il terzo livello di pensiero? Ok, la carne da macello, quello da cui dobbiamo uscire, Rossano, quello da cui dovete uscire il prima possibile. Uno, il prezzo arriva dall'alto, quindi ipotizziamo su un livello di supporto. Due, aspetto di vedere se su quel livello si forma uno dei pattern che ho imparato. Tre, entro long con stop sotto il livello. Questo, che guardate qui, fotografatelo con gli occhi, è quello che vi insegnano nella maggior parte dei corsi, quasi tutti, è quello che leggete sui libri, è quello che leggete sugli articoli, è quello che trovate praticamente ovunque. Ok, correggetemi se sbaglio, ho fatto un errore o è esattamente questo, quello che trovate ovunque? Rispondetemi, ragazzi, quello che trovate ovunque quando si parla di trading. Prezzo che arriva su un livello di supporto, di resistenza, aspetto di vedere, quindi testato più volte, aspetto di vedere se su quel livello si forma un pattern, un segnale di ingresso, e poi entro long e metto lo stop sopra o sotto il livello. Quindi abbastanza semplice, quindi ripeto, completamente inutile. Se qualcosa dovrà succedere, accadrà dove tutti potranno vederlo, e per tutti intendo tutti quelli che dovranno andare a far parte della carne da macello, del terzo livello di pensiero. Come pensa invece chi è al secondo livello di pensiero, cioè chi sta facendo un percorso per diventare un trader consapevole? Pensa in questo modo, pensa che se vuoi far trading come chi il mercato lo muove, quelli del livello 1, devi iniziare a spostarti dal terzo livello al secondo. E quello che devi chiederti è: ho trovato un ottimo livello di resistenza che ha funzionato molto bene in passato, quindi tutti lo stanno guardando. Ok? Ora, so che tutti quelli che operano con informazioni di basso livello staranno guardando quella zona per cercare di comprare e vendere, se sarà un supporto di comprare, se sarà una resistenza di vendere. Inoltre so esattamente anche dove andranno a posizionare i loro stop loss e i loro take profit. Ok? Praticamente sto ragionando esattamente come chi sposta il mercato, come quelli del livello di pensiero 1, ragazzi. E guardate che è tra questo approccio qui, ragazzi, ok, del terzo livello, e questo approccio qui è praticamente lo spartiacque tra il passare tra uno che butta soldi con il trading a uno che inizia veramente a capire come far trading, che inizia a crescere, inizia ad essere consapevole e inizierà a vedere i primi profitti, ok? Quando i big, livello 1, operatori istituzionali, iniziano ad accumulare ordini su un livello, iniziano ad intrappolare la carne da macello. Inizia per questo, prezzo arriva sul livello, comprano. Come vedete stanno andando a far cosa? Stanno andando ad accumulare ordini in acquisto su quel livello. Ok? Ecco come si va ad impostare, ok? Ecco come si imposta un livello, nel senso come si crea un supporto. Il supporto si crea sull'accumulo degli ordini in acquisto di chi sta per spostare il mercato.
Quindi che succede? Che questo livello qui diventerà un livello visibile da tutti, ok? Diventerà un livello di supporto testato più volte, che ha funzionato, dove il prezzo ha rimbalzato, ok? E di conseguenza qui tutti quanti, quelli del terzo livello di pensiero, staranno aspettando cosa? Un segnale per entrare long. Quindi sul livello si accumulano ordini in buy e il prezzo inizia a prendere forma con il primo rimbalzo. Il prezzo torna sul livello, si attiva un'altra tranche di ordini in acquisto e il prezzo inizia a prendere sempre più forma. Il prezzo torna nuovamente sul livello e l'attivazione di ulteriore tranche di acquisto dà vita agli acquisti, dà vita al supporto. Livello toccato 3 volte, livello che ha funzionato 3 volte, livello di supporto su cui comprare. Intanto su quel livello hanno iniziato ad accumulare ordini in acquisto. Ok? Ora, tutti i traders che ragionano al terzo livello di pensiero hanno davanti agli occhi un supporto ben definito e confermato. Ora, cosa succede? Su questo livello hanno iniziato ad accumulare ordini in acquisto. Chi opera al primo livello di pensiero ha necessità di mettere, quindi chi sposta il mercato, quantità gigantesche di ordini al mercato. Ragazzi, quantità gigantesche. Se loro mettono tutti gli ordini allo stesso livello, che succede? Un unico ordine, ipotizziamo, di $1 miliardo, ok? Di 500 milioni di dollari. Che succede? Se lo mettono tutto in un unico livello, ok? Il prezzo schizza e sale velocemente in alto, quindi che succede? Avrebbero degli slippage, avrebbero dei problemi di immissione dell'ordine gigantesco che gli causerebbero delle perdite importantissime. Ok, e soprattutto non esattamente Rossano, e soprattutto non potrebbero accumulare ordini a prezzi sempre più convenienti, che è quello che fa il primo livello di pensiero, ma è quello che anche vuole fare il secondo livello di pensiero. Quindi che fa? Fraziona gli ordini, sostanzialmente fa un ordine iceberg con una piccola punta sopra e tutto il resto sotto, come vedremo. Fraziona gli ordini per evitare che il prezzo prenda velocità. Ok, e inoltre avrà moltissime controparti a disposizione per vendere la carne da macello. Ok, è quello che succede qua. Il prezzo torna sul livello la quarta volta, c'è un segnale d'ingresso, il più delle volte una bellissima pin bar, che piace tantissimo la pin bar, quindi c'è un supporto forte. Ora vi chiedo una cosa. C'è un supporto molto importante, chiarissimo. C'è il prezzo che ha rimbalzato 4 o 3 volte sul livello. Il prezzo torna sul livello, fa una bella pin bar, ok? Voi vorreste comprare su quel livello? Rispondetemi. Ok, vedo sì, 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 entro long, sì, no, sì, sì, sì. Prima di sentirti, sì. Mattia, ovviamente no, Mattia sa quello di cui parliamo. Giovanni, sì, 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 va bene, ok. Entrando long, ragazzi, fate esattamente un ragionamento da livello 3, perché cosa succede? Che il vostro stop loss va qua giù, ok? E questo che significa? Significa che il vostro stop loss è un sell, ragazzi, se entrate buy, il vostro stop è una vendita, ok? Facendo questo, voi cosa state facendo? State diventando le controparti per andare ad accumulare gli ordini long, perché se voi uscite in perdita vendendo, loro potranno andare a comprare a prezzi sempre più bassi. E succederà esattamente questo. Ok? Questo è il motivo per cui quando voi durate un bel livello, vi attivano l'ordine della pimbar e poi boom, vi pescano lo stop loss. Ok? Vi pescano lo stop loss e poi il prezzo, pam, riparte nella direzione dove eravate voi, long. Ok? Esattamente questo è il concetto. Lo scopo principale è la creazione di controparti, che in questo caso sono i venditori, sono gli ordini sell, ok? Allora, dovendo inserire moltissimi ordini in acquisto, avranno bisogno di tantissimi trader disposti a vendere. Ragazzi, se loro vogliono comprare, hanno bisogno di altrettanti trader disposti a vendere. Ok, che queste vendite siano stop loss o siano ordini in vendita direttamente non interessa, l'importante è che siano disposti a vendere. Quindi si creerà un ingresso long sul supporto che una volta generato, ok, creerà una zona di stop loss sotto il livello. Contabilmente lo stop loss di un buy è un sell,
Ed ecco che hanno creato la prima zona di liquidità dove andare ad inserire i loro ordini in acquisto. In sostanza, i vostri ordini sell verranno eseguiti istantaneamente dagli acquisti degli operatori istituzionali di livello 1 che stanno accumulando acquisti a livelli sempre più bassi. Ragazzi, comprano sempre più basso. Ok? Una volta che il prezzo avrà rotto il supporto, ok, entreranno anche tutti i traders in breakout, quelli che aspettavano la rottura. Ok? La rottura per far cosa? Per andare a vendere. E mentre loro venderanno, i big continueranno ad acquistare le loro vendite a prezzi sempre più convenienti, ok? Hanno creato una liquidità in vendita talmente grande da poter inserire ora sì tutti il loro restante ordine, ok? A prezzi sempre più convenienti. In sostanza, ragazzi, è il discorso dell'ordine iceberg. Vedete come hanno accumulato i primi piccoli ordini ogni volta che il prezzo ha rimbalzato sul supporto, per poi andare a inserire tutti gli ordini in acquisti a prezzi sempre più bassi, andando a eseguire tutte le vendite della carne da macello. Ok? Questa è la manipolazione dei mercati. Ok? Guardiamo su questo grafico. Questo qui è un grafico che avevo postato nel gruppo in cui avevo fatto un piccolo video dicendo attenzione perché probabilmente c'è una manipolazione in atto. Andatelo a vedere, è successo esattamente quello che avevo pronosticato, ok? Ossia hanno manipolato il mercato per far entrare tutta la carne da macello e poi andare a portare il prezzo molto più in basso per andare in questo caso per andare a vendere a prezzi sempre più alti, quello che fanno i trader professionisti. Quindi guardate qui, c'è un livello di resistenza molto molto chiaro, vedete il prezzo che rimbalza su quel livello in modo molto importante, visibile a tutti, ok? Eccolo qua. E cosa succede? La maggior parte dei trader, il 99% dei trader, avrà trovato quel livello e avrà detto ok, ho trovato un livello di resistenza che ha funzionato molto molto bene. Parliamo di grafico H1, parliamo di giorni, di settimane di contrattazione. Identificato poi un pattern, vedete quella pin bar che ho messo con la freccia? Quella era esattamente dove... No, Mattia, non è un discorso di mettere gli stop, ora lo spiego. Quindi... quello è sostanzialmente, altrimenti rischieresti comunque di beccarti un drawdown gigantesco e problemi, non è quello il discorso. Quindi vedi quella pin bar esattamente dove sono partito con il video, ho detto attenzione ragazzi, c'è una situazione interessante su sterlina yen, c'è una resistenza molto ben evidente, c'è un segnale, un pattern che hanno imparato tutti, una bella pin bar che reagisce proprio sulla resistenza, qui tantissimi andranno ad essere intrappolati. Ecco cosa è successo dopo. Il prezzo, vedete, dopo la pin bar va ad attivare gli stop, ok? Anzi, va prima ad attivare la pin bar, poi pesca tutti gli stop di chi è andato a vendere lì, che sono degli acquisti, ma guardate come quegli acquisti vengono subito venduti ed addirittura la candela va a chiudere negativa, ok? Guardate come addirittura la candela va a chiudere negativa, ok? Poi il prezzo torna sopra il livello facendo entrare anche tutti gli altri che volevano tradare il break long di quella resistenza. Hanno creato tantissimi, una liquidità importantissima in acquisto per poter iniziare a vendere a prezzi sempre più alti, ok? Questo, ripeto, è un video che ho girato prima che tutto questo succedesse. La manipolazione del prezzo è data da questo, ragazzi. Il mercato è mosso dal meccanismo della domanda e dell'offerta. Se qualcuno vuole comprare euro-dollaro, ad esempio, qualcun altro dovrà voler vendere euro-dollaro, ok? Qui non ci scappa. Se qualcuno vuole comprarlo, qualcun altro deve voler venderlo. Questo meccanismo a cosa porta? Porta alla caccia di liquidità, ok? Perché il mercato non si muove casualmente, ma è mosso da queste dinamiche. Chiunque dica il contrario vi sta dicendo una cretinata. Concetto fondamentale. I mercati sono manipolati. Ok? C'è sempre un motivo per cui il prezzo si muove da un punto A a un punto B, e lo fa continuamente, si muove continuamente da punto A a punto B, da punto A a punto B. Se il mercato è una fase di eccesso tra domanda e offerta, quello è il momento in cui prenderà direzionalità. E quando vedi livelli significativi come quello che abbiamo visto prima in un grafico, è lì che devi riporre la tua attenzione.
È lì che verranno prese delle decisioni, perché quei livelli non si sono formati per caso. Prima lezione, primo punto veramente importante che avete imparato: quando si forma un supporto e una resistenza è perché si stanno accumulando ordini in acquisto e in vendita proprio su quel livello, e dovete ragionare con questa dinamica che stiamo vedendo. Ok? Quindi ragioniamo in un'ottica completamente diversa. Comprendiamo la manipolazione. Come sappiamo, i mercati sono per lo più mossi dagli ordini dei grossi operatori. Questo è un fatto, non si scappa. E come sempre sappiamo, questi operatori entrano al mercato con ordini giganteschi, ok? Quindi hanno dei problemi importanti, hanno dei problemi di immissione degli ordini, hanno dei problemi di controparti. Non sempre trovano tante persone disposte a fare l'opposto di quello che vogliono far loro per poter andare ad immettere questi ordini. Quindi hanno bisogno di tantissimi controparti, quindi persone, trader che fanno la scelta sbagliata per vedere il loro ordine eseguito in toto. Quindi faccio una domanda: compreresti mai quando il prezzo si trova sotto una resistenza? E dammi una risposta. Il prezzo è sotto una resistenza, ok? Resistenza. Tu andresti mai a comprare il prezzo sotto una resistenza? E io spero di conoscere la risposta. Ok, vediamo cosa mi rispondete. Almeno c'è un po' di interscambio. Quindi ragazzi, comprereste mai sotto una resistenza? No. Ok, perfetto. Quindi se voi non comprereste sotto una resistenza, ma loro vogliono vendere, ok, come fanno a vendere? Se tu non compri, loro non possono vendere, ok? Scusa, tu stai col fiato sul collo, sul time frame minute. Perché non c'è la lettura? Pensi che tanto prima si fa la presa? Fabio, è esattamente, succede su tutti i time frame. Ragazzi, io non opero sul time frame un minuto. Io opero sul time frame un minuto, H1, M15, non c'è assolutamente differenza. Succede su tutti. Io parlo di comprensione del mercato che c'è su tutti i time frame. Non cambia nulla. È mercato, ok? Quindi, ragazzi, loro non hanno controparti per poter andare a vendere se tu non puoi comprare, ok? Quindi andiamo avanti. Ecco perché, quindi, se il livello che abbiamo visto prima doveva essere venduto, ok, venduto in modo molto importante, c'era bisogno di qualcuno disposto a comprare, ok? Loro vogliono vendere tantissimi contratti, hanno bisogno di altrettanti trader disposti, ok, a comprare altrettanti contratti. E cosa c'è di meglio della raccolta di liquidità? Vediamo punto per punto come ragionare al secondo, ok? Al secondo livello di pensiero. C'è una resistenza, c'è un ingresso short sulla pin bar, quindi si andranno a creare gli stop loss degli short, che sono degli acquisti in quella zona, ok? Questi stop loss, vedete che sono già stati, ok? Sono già stati fillati dal mercato, sono già stati presi dal mercato con la candela successiva da pin bar. Non contenti, vanno anche a fare un break del livello. Quindi c'è un ingresso buy sul breakout e un ritracciamento, perché anche quelli furbi che dicono io aspetto il retest del livello prima di entrare long, vengono intrappolati anche loro, ok? E quindi lì, in tutta quella zona gialla sopra il livello, si crea una liquidità in acquisto molto, molto, molto importante, ok? Dove possono andare finalmente a vendere pesantemente tutti i contratti che volevano vendere. Hanno creato esattamente le controparti, hanno creato esattamente gli ordini long per poter andare a vendere, a cui vendere, ok? Quindi, se vogliono immettere ordini in vendita, ora hanno tantissime controparti, acquirenti, a cui, tra l'altro, poter vendere a prezzi vantaggiosissimi. Vanno a vendere altissimo, ok? Gualtiero, sì, con gli indici funziona perfettamente. No, Rossano, non è un complotto, devi capirlo, devi trarne giovamento, come facciamo io e tutti quelli del gruppo quotidianamente. Cosa provoca questa dinamica? Uno,
permette di creare le controparti. Non è che non c'è scampo, assolutamente devi trarne vantaggio, devi sapere quello che succede. Permette di creare le controparti, ok? Quindi la carne da macello. Dà vita alla nascita delle distribuzioni dei trend, ok? Quindi permette a chi ne trae vantaggio, tipo noi, tipo quello che dobbiamo fare noi, Corrado, di comprare basso e di vendere alto. E questa è la cosa più importante, distribuisce la liquidità nei mercati dagli incapaci ai capaci. Ragazzi, è un gioco a somma zero, ok? Se non sei capace, se non hai competenze, darai i tuoi soldi a chi ne avrà più di te. Ecco il risultato della manipolazione, è esattamente quello che abbiamo visto prima, ok? Prezzo che va a attivare la pinbar, poi va sopra la resistenza, raccolgono tutti gli ordini di acquisti vengono venduti e il prezzo, bam, a questa fortissima escursione ribassista una volta che tutti gli ordini in vendita sono stati immessi, una volta che nessuno vorrà più entrare long, il prezzo collasserà e andrà in profitto. Ok? Davide, le vendo? Come non le vendo? Assolutamente sì, ma le vendo anche molto molto care, ma ci arriviamo dopo. Questo non è nulla, questo è come devi pensare, poi devi capire come riuscire a trovare queste situazioni, le strutture di mercato e tutto il resto, non è così semplice. Questa è la mia operazione su euro dollaro, ragazzi, guardate lì, conto reale, l'ho postata nel gruppo e quant'altro, esattamente la stessa identica cosa. Guardate dove ho comprato io, ho comprato sul minimo del movimento che si è sviluppato rialzista, quando tutti volevano vendere. Guardate lì a sinistra, c'è quel bel c'è anche il bel supporto, il prezzo l'ha rotto, tutti volevano vendere, io bam, vado a comprare, ok? Può anche non essere manipolato, il mercato è sempre manipolato, ma interessi sopra resistenza in sé con un sell limit, aspetto in parte, guarda Andrea, io entro e basta, cioè, come in funzione di quello che so, delle informazioni che so. Come facciamo a sapere se rimbalzo o rompe? E questo lo scopri, senti nel gruppo. La pinbar è importante, ma da contestualizzare. Pin di continuazione e di esaurimento. Fabio, pin, cretinate, non è importante. Zero. La pinbar in sé non è importante per nulla. Io non guardo nessun tipo di conformazione della candela. Zero, non mi interessa minimamente. Quelle sono le cretinate che usano per vendere corsi da 4 soldi. Quindi vedete, sono entrato praticamente sul minimo del movimento che si è sviluppato. Comprare basso, vendere alto, ok? Questa è l'operazione, conto reale, l'ho postato, ok? Quindi, ragazzi, è una questione di livello di pensiero, di informazioni che avete. Se continuate a far trading con le informazioni tipo le pinbar, ragazzi, non riuscirete mai ad avere profitto. Un'altra operazione su euro yen, anche questa postata, qui sono entrato praticamente proprio sul minimo del movimento che ne è scaturito, ok? Qui c'è un supporto, un segnale, vedete quella bella pinbar lì, appena a destra della scritta segnale, attivata, si sono creati i pool di stop loss in vendita là sotto, hanno creato un breakout, ulteriori vendite, hanno iniziato ad accumulare ordini in acquisto e il prezzo poi boom, è andato ad invertire. Ok, mio ingresso sul minimo. Vi spiego esattamente come hanno operato quelli del livello di pensiero 3. Ecco qua, allora, un bel grafico da carne da macello. Ok, vedete che c'è quella bella la media che va a rompere prima di continuare, ragazzi, premete reconnect se avete problemi di audio. La media quindi che va a rompere, quindi movimento al ribasso, il prezzo che va sotto il supporto, poi che succede? Mettono Fibonacci, il prezzo fa un bel ritracciamento, c'è una bella confluenza tra un segnale di price action e una bella pinbar, un indicatore, quindi le medie, quindi Fibonacci, quindi un ritracciamento tra tutta questa roba qui, entrano sell, ma quel sell serve soltanto a creare un ulteriore pool di liquidità long sopra il loro segnale. Entrano short, pensano di essere furbi, il prezzo ha un minimo di profitto, poi inverte e va in stop loss.
Ok? E invece con le informazioni giuste si potrebbe entrare, come sono entrato io, proprio sul minimo dell'inversione ed andare a prendere profitto. Tutto quello per dire, questo per dire che tutto quello che vedete qui è tutto quello che è sbagliato e vi fa perdere soldi. Quando vi dicono non potete comprare i minimi, vendere i massimi, non compro e vendo i minimi massimi del movimento, quindi del massimo storico, no. Compro e vendo basso e alto in funzione di strutture che trovo nel mercato dove c'è la manipolazione, ok? Da me i livelli tondi possono essere un buon livello di target, ma impostare tutta l'operatività sui livelli tondi è un po' riduttivo, è un po' riduttivo. Quindi questo è come ha operato la massa, come la massa ha regalato liquidità al mercato, ok? Hanno creato controparti, venditori del livello 3 da cui comprare. La manipolazione in 8 punti, fatevi un bello screen di questi punti perché sono fondamentali. Ok, quindi creano le condizioni per entrare short su una resistenza evidente, portano il prezzo a rompere la resistenza. Oh, ragazzi, resistenza e supporto è interscambiabile. Quando il prezzo rompe la resistenza, gli acquisti iniziano ad aumentare con l'ingresso dei breakout trader e loro continuano a vendergli in faccia. Quando il prezzo attiva gli stop loss di chi è andato short sotto la resistenza, si attivano altri acquisti a cui loro continuano a vendere. Accumulati tutti gli ordini in vendita, il prezzo inizia ad avere una discesa fortissima. E quando tutti i trader sono rimasti intrappolati, cercheranno un punto per uscire con la minore perdita possibile. Il 90% delle volte noi entriamo nel punto 6. Ok? Gli acquirenti ora devono chiudere le posizioni, quindi dovranno fare un sell, e questo provoca un vuoto di domanda long, e questa sarà la nostra occasione di ingresso. Questo è l'ingresso un pochino più ritardato, noi cerchiamo di entrare addirittura nel punto 6, ok? Fabio, i livelli si spaccano in grafico in due trincee, aree ribassista e aree alzista. No, non è assolutamente così. Devi trovare un livello preciso dove stanno accumulando gli ordini, dove c'è una fase di accumulazione, ok? Fate uno screen a questo perché vi porta assolutamente fuori dal 90%, solo questo dal 99% dei trader che usano questo tipo di approccio qua, ok? Andiamo avanti. Un altro esempio, livello di supporto evidente, prezzo che attiva un ordine long, quindi si crea liquidità degli stop loss sell, la manipolazione che porta il prezzo sotto il livello, quindi tante vendite da cui vogliono comprare, accumulo degli acquisti e prezzo che parte a rialzo. Questo è un'altra situazione di accumulo, ok? Manipolazione, accumulo e distribuzione. Quindi il concetto è questo: se hai il coraggio di uscire dalla melma in chiusura per il 99% degli aspiranti traders, perché dico il coraggio? Perché devi mettere in discussione tutto quello che hai imparato, tutte le cose semplici che hai imparato, ok? Riuscirai a decifrare i grafici, avrai capacità di analisi, riuscirai ad avere ingressi ad alta percentuale di riuscita, riuscirai ad avere un livello di pensiero che ti permetterà di prendere vantaggio dalle mosse dei grandi. E cosa ti serve per far questo? Capacità di lettura degli swing, conoscenza delle strutture di mercato, capacità di saper delineare il contesto in cui si sta muovendo il prezzo, saper fare un'analisi da dove sta venendo il prezzo, perché e dove sta andando, raccogliere dati, analizzarli e strutturare il tuo piano di trading, ok? Ricorda, se qualcosa dovrà succedere, succederà dove tutti potranno vederlo, dove sarà lampante, ok? Ecco perché riuscire a definire i livelli veramente importanti è fondamentale. Il trading è un gioco a somma zero. Pensa questo: ogni volta che tu stai perdendo, qualcun altro starà brindando alla tua incompetenza. Ora che hai finito di vedere questo video, non ti rimane che fare tre cose. La prima, essere sicuro di iscriverti al mio canale in modo da poter vedere assolutamente tutti i video che posterò da qui in futuro. Ed inoltre non scordarti di attivare tutte le notifiche in modo da essere avvisato tempestivamente ogni volta che un nuovo video è uscito. La seconda è visitare il mio gruppo Facebook, Trading Online per chi vuole uscire dalla massa, dove troverai tantissimi post di operazioni e di miei pensieri sul trading che sicuramente ti saranno assolutamente utili per la tua crescita e per la comprensione di quello che faccio con i miei studenti. Come vedi, ci sono anche dei report di mie operazioni, quindi sicuramente troverai contenuti a te assolutamente utili. Terzo ed ultimo passaggio è
Cliccare su link qui in basso per iniziare a capire cosa faccio ogni giorno con i miei studenti, con le persone che possono accedere al mio portale che stai vedendo qui, con tutte le lezioni e tutti i capitoli che ci sono a disposizione, tutte le persone che sono tutti i giorni con me sui mercati nella trading room e tutte le persone che hanno a disposizione l'accesso a decine e decine di ore di registrazioni, come stai vedendo qui, di webinar di gruppo che vengono tenuti praticamente settimanalmente, oltre che le ore di registrazione di trading room che sono sostanzialmente aggiornate quotidianamente in due sessioni, e quindi una montagna di materiale formativo, educativo di altissimo valore che ogni giorno i miei studenti hanno a disposizione e con cui possono studiare, migliorare e creare il loro vantaggio.